è davvero carinissimo. Lo metterò vicino alla mia tarantola. Benvenuti in questo nuovo video, nuova challenge colori. Oggi si sfideranno Elsa blu contro arcobaleno unicorno contro mercoledì nero contro Pikachu giallo. Chi vincerà secondo voi? E per chi fate il tifo, scrivetelo nei commenti. Cliccate mi piace, mettetevi comodi e iniziamo subito con la prima challenge. Prima challenge, decora la scultura. Ognuno di voi ha nel vostro banco una scultura. Dovrete decorarla secondo il tema del vostro personaggio. Chi decorerà meglio la propria scultura vincerà un premio a sorpresa. Siete pronte? 3, 2, 1, via! Hanno deciso di mettersi una di fronte all'altra, così vedranno benissimo tutte le sculture e potranno utilizzare tutti i colori assieme. Ehi, ma voi volete sapere che personaggio siete? Per scoprirlo cliccate mi piace sotto a questo video. L'ultimo numero del vostro mi piace corrisponde al vostro personaggio. Quale vi è capitato? Scrivetelo nei commenti. E ora vediamo come se la stanno cavando i nostri partecipanti. La mia scultura sta uscendo proprio al covarino, come me. Io ho scelto il leone perché ha la mia stessa espressione, molto felice. Io ho scelto un tenero animaletto perché mi ricordava i miei amici Pokémon. Io ho scelto di colorare il mio arcobaleno con tutte le sfumature del blu e dell'azzurro, i miei due colori preferiti, e si abbinano anche al mio vestito e al mio castello di ghiaccio. Tempo quasi scaduto! Mie care pittrici, avete finito di dipingere la vostra scultura? Perché il tempo sta scadendo, manca pochissimo! Io non ho ancora finito, devo sbrigarmi! Io ho finito, ovviamente. Io devo soltanto mettere un ultimo tocco del mio colore preferito, ovvero il giallo, e ho finito! Io ho congelato il tempo e per questo ho finito subito. Tempo scaduto! Vediamo ora le sculture di ogni personaggio. Ehi, e anche voi scrivete nei commenti quale scultura vi piace più di tutte e poi assegneremo il premio misterioso. Per la prima scultura vediamo la scultura decorata di Mercoledì. Io ho messo i colori più vivaci del mondo, il nero, il viola scuro e il lilla scuro, la scultura più bella mai vista. Vediamo un po' com'è questa scultura. Abbiamo un carinissimo leoncino, lilla, viola e nero. Voi che dite? Che voto gli date da 1 a 10? Scrivetelo nei commenti. Grazie Mercoledì, è davvero carinissima questa scultura. Sicuramente è proprio nel tuo tema, il tema Mercoledì Addams. E ora è il momento di vedere la scultura decorata di arcobaleno unicorno. Eccola qua! Questa è la mia scultura. Questo è il corno coloratissimo. Poi ci ho fatto le guancette e un po' di rosa nel naso, delle stelline e la coda sempre arcobaleno. Wow, è carinissima questa scultura e questi colori! Ed è davvero del tuo tema, unicorno arcobaleno. Guardiamola bene e scrivete anche voi nei commenti un voto da 1 a 10 per questa decorazione. Vediamo ora la prossima scultura, la scultura di giallo Pikachu. Per questa scultura mi sono ispirata ai miei colori, il giallo, e gli ho dato anche un nome, Chihuahua Chu. Bellissimo. L'ho colorato di giallo, ho messo le guanciotte rosse e le punte nere proprio come Pikachu. Ha anche un pacco regalo proprio come i colori dei tuoi vestiti. Wow, che carino questa. Guardate anche voi, scrivete nei commenti un voto da 1 a 10 a questo Chihuahua Chu. E ora vediamo l'ultima scultura.
sarà quella blu di Elsa. Ecco la mia decorazione. Ho deciso di usare tutti quanti i toni del blu e anche del lilla. Qui ho deciso di fare questa tecnica con il pennello. Wow, bellissima! È davvero stile Elsa. C'è il cielo e c'è tanto celeste e blu. Scrivete voi nei commenti che voto gli date da 1 a 10. Momento di scegliere la vincitrice per questa prima challenge delle sculture. È stato molto difficile scegliere perché sono tutte bellissime e carinissime, ma alla fine come vincitrice ho scelto l'unicorno! Eccola qua! Sì! È troppo carino, ti ha fatto benissimo! Quindi passiamo ora al tuo premio misterioso! Prendiamo la mystery box! Cosa ci sarà qua dentro? Apriamola subito e il premio misterioso per te è... Ta-da! Un pezzo di bloc-notes colorati, colore arcobaleno! Che belli! E qui ci sono disegnati dei gattini! Io adoro i gatti, anche perché assomigliano agli unicorni! Bravissima! Hai vinto la prima challenge, ma ora passiamo alla seconda challenge! Seconda challenge! Questa challenge sarà divertentissima, perché dovrete fare i ritratti degli altri partecipanti ma da bendate! Chissà quanto usciranno divertenti questi ritratti, non vedo l'ora di vederli perché io li vedrò, ma voi no perché sarete bendate. Siete pronte? Iniziamo subito! Le nostre prime due partecipanti per il ritratto da bendate sono Elsa e Pikachu! Scegliete la vostra benda! Io sceglierò questa di Stitch perché si abbina al mio vestito ed è blu come il mio colore preferito. Io invece scelgo questa con questo carlino perché amo gli animali. Inizia la nostra partecipante Pikachu! Bendati pure. Oh no, ma io non sono brava a disegnare, figuriamoci da bendata. Sarà divertentissimo, vediamo come uscirà il ritratto di Elsa. Pronti? Via! Puoi togliere la benda e vedere il tuo capolavoro. Ma che cos'è questo? Le mani sono dentro il mare. Hai fatto due mani volanti e due piedi volanti. Cioè, questi dovevano essere i piedi. Ah, ecco, guardate! Entrate, quindi abbiamo i piedi sul tavolo! Le orecchie sono nella fronte! Devo dire che è un ritratto da bendate bellissimo! E ora è il momento di fare i ritratti da bendate! Unicorno contro mercoledì! Vai unicorno, segni la tua benda! Io voglio questa dell'unicorno, ovviamente! 3, 2, 1, vai unicorno, inizia a disegnare! Ok, unicorno, puoi togliere la benda e vedere il tuo disegno. Devo dire che è molto carino questo mercoledì. Pur essendo bendata, ti è uscita bene.
un po' troppo grandi e le mani e le braccia troppo piccole. È vero, però devo dire che il vestito è uguale, anche se non capisco cosa sono i puntini nel vestito. Veramente non lo so neanche io. Benissimo. Ora passiamo al ritratto di Mercoledì, che farà il ritratto di Unicorno. E ora tocca a Mercoledì. Sì, dai, almeno il nero, il mio colore preferito, ovviamente. Eh sì, il nero è proprio di Mercoledì. E invece quale benda scegli? Dai, questa che almeno è il marrone. Ci sono meno colori vivaci. Ok, Mercoledì, puoi bendarti e iniziamo il ritratto. Per il mio mini slime ho scelto i glitter gialli, i glitter dorati
e il colorante giallo. Adesso provo a mettere tutto e vediamo cosa uscirà. Io per questo mini slime ho deciso di utilizzare questo marrone, poi questo viola scuro e poi questo blu. E per i glitter metto dei glitter neri, dei glitter grigi e dei glitter oro. E poi aggiungerò un dettaglio, però sarà una sorpresa. Diversi di azzurro e poi tantissimi glitter azzurri. Tempo scaduto! Poggiate le vostre spatole e ora mostrate i vostri slime! Io ho finito il mio slime giallo! È uscito proprio come volevo! È un colore stupendo! Sentite il rumore che fa! È super scoppiettante! Adoro questo slime! Questo è il mio slime! È uscito lilla! E ci ho messo questi glitter! A me piace tantissimo come è uscito! A voi invece vi piace? Scrivetelo nei commenti! Il mio slime è uscito stupendo! È proprio il colore che volevo! Per essere il primo è davvero uscito molto bello! E fa anche tanti suoni! Guardate quanto è bello il mio slime! E guardate quanto fila! È uscito di un bel grigio! Sono molto soddisfatta del mio slime! Guardate anche quanto è glitterato! Sembrano i miei animali vermi che mi fanno compagnia la notte! E adesso metterò la cosa che aspettavo di più! Sono dei ragnetti che accompagnano il mio slime! Che bello! Questo è proprio da incorniciare! Nella mia camera lo metterò vicino alla mia tarantola! È arrivato il momento di scegliere la vincitrice per questa challenge! Devo dire che erano tutti bellissimi gli slime! Mi sono usciti tutti bellissimi! È stato difficile scegliere, ma scelgo Pikachu! Sì, ho vinto io! Era troppo carino il tuo slime! E il tuo premio misterioso è... penne colorate e glitterate! Wow, ma ci sono tutti i colori! Sì, sono bellissime! Grazie! Prego, e ora guardate subito questa prossima challenge! Di nuova challenge! Sopravviviamo per 24 ore nella propria casetta colorata! Ognuno avrà la propria casetta del proprio colore, ma non è finita qua, perché ci saranno una serie di giochi e chi vincerà i giochi vincerà dei premi per le proprie casette. Che colore vincerà secondo voi? Scrivete nei commenti per chi fate il tifo. E ora pronti? Iniziamo subito la challenge! Io sono Vittoria del Team Celeste e non vedo l'ora di iniziare tutte queste challenge. Io sono Alice del Team Rosso e adoro le challenge! Spero di vincerle tutte io! Io sono Ginny del Team Rosa e non vedo l'ora di scoprire tutti i premi di questa challenge! Voglio collezionare un sacco di cose per la mia casetta! Io sono Marzio del Team Nero e dato che sono il più forte nessuno potrà battermi!
Primo gioco! Il primo gioco sarà la corsa col sacco! I nostri partecipanti si sfideranno nella corsa col sacco e il primo che raggiungerà il traguardo vincerà un tablet! E con il tablet ovviamente potrà guardare tutti i miei video nella sua casetta colorata! Siete pronti, partecipanti? Sì! Iniziamo subito! I concorrenti stanno andando benissimo in testa! Abbiamo Rosa e Rosso, chissà chi vincerà tra loro due, sono velocissime! Oh no, sto perdendo! Per vincere devo usare i miei trucchetti! Un ragno e una cacca! Sembra che Nero abbia usato dei trucchetti per rallentare uno dei partecipanti. Celeste è caduta e fuori dal gioco. Ah, ma così non è giusto! Che schifo! Lo sapevo che avrebbe funzionato, sono il migliore! Ah, ma sono caduto anche io, che stupido! Ben gli sta, Nero è caduto anche lui. Squalificato! Vediamo ora chi vince la gara. Non è giusto, Uffa, sono caduta! E vince Rocco! Sì! Hai vinto un tablet! Wow! Adesso potrò tornare alla casetta e guardare tutti i tuoi video! Sì, e ovviamente ricorda di cliccare mi piace in ogni video! E anche voi! Ah, che bello! Adesso è come se avessi la televisione nella mia casetta colorata! E poi questi video sono fantastici! Ehi, ma voi non avete vinto la challenge! Non potete guardarli! Sono solo miei! Lo so, ma ci stiamo annoiando! Problemi vostri! Uffa! Antipatica! Troppo divertente! Uffa, io sono troppo lontano da lei, non vedo niente! Secondo gioco! Il secondo gioco è tiro alla fune! I partecipanti si sono divisi in due squadre e chi riuscirà a far cadere l'altra squadra vincerà una ciotola gigante di snack e caramelle per la sua casetta! Siete tutti pronti? Sì! Via! Oh, Jenny! Forza vittoria! Chissà chi vincerà questa mega scorta di caramelle, snack e dolci! Secondo voi chi vince? Dobbiamo vincere noi! Dobbiamo vincere! No! I partecipanti sono proprio agguerriti! Vogliono assolutamente vincere la scorta di caramelle! Forza! Ce la possiamo fare! Sì, ma questo gioco è troppo faticoso! Dobbiamo vincere! Oh, sì! Caramelle! Saranno mie! Dobbiamo mettercela tutta! Tira più forte! Non ci sto provando! Ah, un gioco da ragazzi! Per loro io sono troppo forte! Non hanno speranze! Vittoria! Io credo di non farlo! Arrivo! Come faccio adesso? Ah, aiuto! Ah! Sì! Abbiamo vinto! E i vincitori di questo gioco sono Marzio e Ginny! Sì. Avete vinto la fornitura di caramelle! Ma erano qua fino a un momento fa! Dove sono finite le caramelle? Oh no, dov'è il nostro premio? Non è possibile che siano sparite così! Non è che è stato qualcuno di voi a prenderle? No, noi stavamo giocando! Beh, anche noi stavamo giocando, è impossibile che le abbiamo rubate noi! Esatto! E allora chi può essere stato? Guarda, Anita, c'è qualcosa lì per terra! La carta di una caramella? Seguiamole subito!
Le tracce delle carte di caramelle portano laggiù, alle casette. Vediamo subito chi è il ladro. Che buone queste caramelle! Me le mangio tutte adesso, le ho già mangiate tantissime! Tra l'altro non se ne sono nemmeno accorti. Stanno lì a giocare con la fune e io sto mangiando il loro premio! Troppo divertente! E mi piacciono un sacco anche! C'è qualcuno dietro le casette! Che strane queste caramelle! Fanno dei rumori strani! Ma li sentite anche voi questi rumori? Vitale! Chi è che mi chiama? Così impari a rubare le caramelle, Vitale! Golosone! E ora che abbiamo ritrovato il premio rubato, è ora di assegnarlo ai vincitori del secondo gioco! Sì, il nostro premio! Che bello, sembrano buonissime! Non vedo l'ora di mangiarle nella mia casetta! Oh, che bello, che bello, che bello! Me le mangio tutte! Terzo e ultimo gioco! In questo gioco i partecipanti dovranno giocare a nascondino! Ma non è un nascondino normale, perché è un nascondino da bendati! Chi si nasconde quindi dovrà bendarsi! Ma attenzione a non scontrarvi agli alberi e a non cadere! Siete pronti? Sì! Vincerò io, perché oltre a essere fortissimo ho anche un grande senso dell'orientamento! Che bello! Nascondino è il mio gioco preferito! Speriamo di cavarcela anche senza vedere! Non ho mai giocato a nascondino da bendata! Chissà dove andrò a finire! Anche se bendata, troverò un nascondiglio perfetto! E Anita non mi troverà mai! Ok, io ora inizio a contare! Non vedo l'ora di vedere dove si nasconderanno! Anche perché loro non lo vedranno! 1, 2, 3... Non so dove nascondermi. Aglio! Dove sono? Ah! 38, 39, 40! Eccomi, sono pronta per cercarvi! Vediamo dove si sono nascoste le nostre mosche cieche. Non vedo niente. Spero di essermi nascosta bene. Ma Ginny! Non sei nascosta proprio per niente, guarda dove sei! Ma era tutto buio, io pensavo di essermi nascosta bene. E invece eri proprio al centro del giardino, quindi te ti è trovata. Ora devo cercare gli altri partecipanti. Alice, ti ho trovata subito, non ti eri neanche nascosta! Non sapevo dove nascondermi! Dove saranno gli altri partecipanti? Pensavo che li avrei trovati subito, visto che sono bendati! Invece qualcuno è riuscito a nascondersi bene, a quanto pare! Vedo qualcosa dietro a quell'albero! Non si è nascosto proprio bene! Andiamo a vedere! Giusto, però! Pensavi di esserti nascosto bene, ma ti vedevi benissimo dietro a quest'albero! Ah, uffa, ho perso! Oh, non vedo niente! Spero di essere nascosta bene! Non riesco a trovare Vittoria da nessuna parte, ma dove si sarà nascosta? Ehi, è passato un po' di tempo! Credo che non riuscirà a trovarmi! Non sono riuscita a trovare Vittoria da nessuna parte, deve essersi nascosta proprio bene! Ho deciso quindi che vince lei la challenge e voglio scoprire dove si è nascosta, quindi suoniamo il fischietto e vediamo dove si è nascosta! Sì, ho vinto! Vittoria, siccome ti sei nascosta benissimo da bendata, hai vinto il terzo gioco e questi sono tutti i tuoi premi! Sì.
tutti per te. Che bello. Ehi vicini, ho un'idea. E se condividessimo tutti i premi che abbiamo vinto oggi? Sì, è una bellissima idea. Tieni Alice. Wow, è bellissimo. E tu? Vuoi vedere un video con me? Certo, che bello. Ginny, lo vuoi questo cuscino? Sì, che bello. Ed è persino rosa, così si abbina alla mia casetta. Voi invece volete un po' di caramelle? Oh, grazie, guarda quante. Rispondi, dobbiamo parlare. È urgente? Sono innamorato di te, farei qualsiasi cosa per te, qualsiasi cosa. Lasciala in pace, dato che tu la stai accusando, magari sei stata tu, oppure sei gelosa. Io, gelosa di lei. Di solita stories. Oggi faremo una nuova challenge nel mio... Che bello, io non vedo l'ora. Anita, ma che cosa è successo? Anita e Vitale sono stati rapiti! In questo video dobbiamo risolvere il mistero, scoprire chi è il colpevole e ritrovarli soprattutto. E il colpevole è qui tra noi. Guardate il video fino alla fine per scoprire chi è il colpevole e provate a indovinare insieme a me. Iniziamo con l'interrogatorio e voi, mi raccomando, cliccate mi piace qua sotto. Iniziamo con te, Ginny! Sei stata tu a rapire Anita e Vitale? Ma no, non potrei mai! Io sono rimasta tutto il tempo a studiare e poi voglio tanto bene ad Anita e Vitale. Ma invece che mi dici? Tu, Billy! Io? Ah! Sei stata tu a rapire Anita e Vitale? No! Va bene che sono il bullo della scuola, ma non potrei mai rapire Anita e Vitale! Posso solo fare scherzetti divertenti! Vediamo. Freddy, sei stato tu? Ma assolutamente no, non potrei mai rapire Anita e Vitale. Ormai sono miei amici. E poi stavo passando tutto il tempo a registrare i miei favolosi TikTok. E qui ho anche le prove. Questo lo verificheremo più tardi. E tu, Vitto, che cosa mi dici? Sentiamo. Io non potrei mai rapire Anita e Vitale. Insomma, non posso rovinarmi la reputazione da reginetta è più popolare della scuola. E anche più bella. Wow! Oh no! Uno di voi sta mentendo e potete starne certi che io scoprirò chi è. Vi sottoporrò alla macchina della verità e il colpevole verrà arrestato. Iniziamo con te, Vitto. Che cosa pensi di Anita e Vitale? Sentiamo. Beh, che domande. Penso che siano degli youtuber bravissimi. Vorrei anche io essere una youtuber come loro, ma non so come fare. Dove ti trovavi quando sono stati rapiti? Ero nella mia cameretta che stavo provando a filmare dei video col mio cellulare. Ma Frankie non mi lasciava in pace. Ah, cosa vuole adesso questo? Oh. Continuava a scrivere i messaggi. Ciao Vitto, come stai? Rispondi, dobbiamo parlare. È urgente. E quindi non riuscivo a concentrarmi. Cosa vuoi? Lui ha insistito che doveva parlarmi. E allora ci siamo incontrati. Ok, hai detto la verità. E cosa è successo quando vi siete incontrati? Gli ho chiesto che cosa doveva dirmi di così importante. Ciao Vitto! Ciao! E che cosa volevi dirmi di così tanto importante? Beh, Vitto! E lui mi ha confessato i suoi sentimenti. E che mi sono innamorato di te, farei qualsiasi cosa per te, qualsiasi cosa! Mi ha detto anche che avrebbe fatto qualsiasi cosa per me. Ma a me non interessa. E quindi me ne sono andata. Oh, beh, ecco. Non sei il mio tipo, non mi piaci. Sembra che non stai dicendo tutta la verità. No, è che è imbarazzante raccontare per dettaglio tutto quello che è successo in una dichiarazione d'amore. Tutto qua. Dai, va bene. Iniziamo a interrogare Frankie allora.
Frankie, tu mi hai detto che quando Anita e Vitale sono stati rapiti, stavi filmando dei TikTok. Ce li hai le prove? Certo, sono tutte qua dentro. Mostramele. Zitto, questo è per te. Strano. In effetti l'orario coincide. Chissà perché è uscita la luce arancione nella macchina della verità. Ed è vero che hai incontrato Vitto? Sì, è vero! Ho incontrato la mia bella e dolce Vitto! Spero che un giorno capirai i miei sentimenti! Ok, ho raccolto abbastanza informazioni. Ora interroghiamo Billy. Eccomi, eccomi! Stavo preparando qualche altro scherzetto! Dove ti trovavi quando sono stati rapiti Anita e Vitale? Ero in punizione! Sono sempre in punizione, questo perché faccio sempre gli scherzetti. E in questo caso l'ho fatto a Ginny. Oh no! Quindi Ginny è testimone che tu eri in classe con lei quando Anita e Vitale sono stati rapiti, vero? Sì, sì, esatto! Hai visto? C'era Ginny testimone! Ah, bene! Stai dicendo la verità, per una volta! Non ci resta che interrogare Ginny! Non sono stata io, lo dico già! Io stavo studiando per la verifica di storia, che tra l'altro è tra 5 mesi, perché storia è la mia materia preferita, perciò sono innocente! Poi Billy mi ha fatto quello scherzetto! E mi ha fatto piangere e perciò mi sono allontanata solo un momento per andare in bagno. Ok, sta dicendo la verità. Fine degli interrogatori, passiamo agli indizi ora. Ehi, ciao, sono l'emoji di Anita. Prova a cliccare mi piace entro 4 secondi. 1, 2, 3, 4! Ci sei riuscito? E se ancora non hai il mio libro La città stregata, prendilo subito! Lo puoi trovare in libreria o online! Ciao! Adesso io devo cercare degli indizi e per farlo mi serve il libro La città stregata. Voi ce l'avete e se non ce l'avete andate subito a prenderlo! E adesso basta aprire la pagina dell'alfabeto segreto per poter tradurre questo indizio! E mi raccomando, fatelo anche voi! Aspetta! Forse ho capito! E voi siete riusciti a tradurlo? Ora controllerò gli zaini di tutti i sospettati! E comunque, secondo me si dà! Perché non inizi a portare tu lo zaino? Tanto si sa che sei stato tu! No, ma in questo zaino ci sono cose troppo preziose per me! Secondo me sei stato tu! E se non sei stato tu, sei stato tu! E se non sei stato tu, sei stata lei! Te l'ho già detto, non potrei mai rapirli! Sono la reginetta la più popolare della scuola! Non posso rovinarmi la reputazione! Beh, per una volta io concordo con Billy. Dato che fai sempre la perfettina, potrebbe essere che sei stata tu. Lasciala in pace! Dato che tu la stai accusando, magari sei stata tu, oppure sei gelosa. Io? Gelosa di lei? Ma ne vogliamo proprio parlare? Basta con queste scemenze! Iniziamo a controllare gli zaini. Billy, vieni alla cattedra. Ma perché sempre prima io? Perché sei stato tu. Sbrigati. Ok, iniziamo. Una caca? Eh sì, è un mio scherzetto. Sicuro che non sia tua? Che schifo. E questo, che cos'è? Oh, ma sei proprio fissato con la cacca. E questo, che non lo prendo. Non ci penso neanche. Va bene, torna. Ve l'avevo detto che non sono stato io! Ginny, su, vieni alla cattedra! Ecco qua! Spero non ci sia altra cacca!
No, che schifo. Allora, vediamo qui. Dei quaderni. Un astuccio. Ci sono tutte le mie penne. Ok, poi vediamo. Ok. E questa? Che cos'è? Per Ginny. Vediamo. Cara Ginny, da quando ti ho vista mi sono innamorato di te. Sei bellissima e vorrei che stessimo assieme. Ti amo tanto, ma non ti posso dire chi sono. Lo dovrei scoprire grazie a degli indizi che ti ho lasciato. By Anonymous. Chi ti ha scritto questa lettera? Ma non lo so, è scritto che è anonimo. Ah, questo sarà un mistero per un'altra volta. Vittoria, porta lo zaino alla cattedra. Tieni. Vediamo qui cosa c'è. Allora, un astuccio. 1500 euro. Ok. Una corona. Sì. Va bene. Un'altra corona. Quelle di diamanti veri, stai attento. Va bene, sembra che non ci sia niente di sospetto. Torna a posto. Frankie, vieni, tocca a te. Sì, ecco qua. Vedi? Bene, non c'è niente, hai visto? Posso andare, grazie. No! Fermo! Fammela controllare meglio. Che fai? Vuoi scappare? Vediamo. Va bene, sei pulito, puoi andare. Grazie, arrivederci. Ok, ho capito tutto. Ora è il momento delle accuse. Ok, questo è il momento delle accuse. Sinceramente è anche il mio preferito. Va bene, iniziamo subito da te, Ginny. Tu hai detto che hai studiato tutto il tempo, giusto? Sì. Tuttavia, ti sei allontanata un momento dopo lo scherzo di Billy, corretto? Sì. E ho pensato che avresti potuto rapirli in quel momento. Ma ho capito che non sei stata tu, perché ho trovato delle prove schiaccianti nello zaino di un'altra persona. Meno male. Billy! Sì? Non puoi neanche essere stato tu, perché sei stato in punizione in classe tutto il tempo. Esattamente, ve l'ho sempre detto, non sono stato io! Stai zitto ora. Va bene. Ma ora veniamo a te, Frankie. Ho trovato questa dentro al tuo zaino. Quindi? E ora dimmi, cosa ci faceva la telecamera di Anita e Vitale nel tuo zaino? Ma questo non vuol dire niente. Anita e Vitale possono avermela semplicemente prestata. Ma non è l'unica prova che ho trovato. Vittoria, ho trovato questo nella tua camera. È il premio del migliore di scritti di Anita. Cosa hai da dire a tua discolpa? Sentiamo. Ma non so come è finito nella mia camera. E invece lo sai benissimo. Durante l'interrogatorio hai detto che tu e Frankie vi siete incontrati, non è così? E lui ti ha detto che avrebbe fatto qualsiasi cosa per te. Sì, e quindi? Però non hai raccontato tutta la verità. Per questo la macchina della verità ha dato la luce arancio. Infatti, tu hai confessato che il tuo grande sogno è diventare una youtuber brava come Anita e Vitale. Ma hai detto che non sai come fare. Quando Frankie ti ha detto che avrebbe fatto qualsiasi cosa per te, tu gli hai chiesto di rapire Anita e Vitale, non è così? E che mi sono innamorato di te e farei qualsiasi cosa per te, qualsiasi cosa. Però ci sarebbe qualcosa che potresti fare. Rapisci Anita e Vitale, rubali computer e telecamera e portali da me. Ma perché? Non fare domande, fallo e basta. Certo, vado subito. E poi gli hai anche chiesto di rubare la telecamera e il premio di YouTube per prendere il loro posto e diventare una youtuber famosa come hai sempre desiderato. Aspetta, i TikTok che ti ho fatto vedere hanno scritto l'orario che corrisponde a quello del rapimento. Per questo non posso essere stato io.
Stavo filmando i TikTok quando sono stati rapiti. Quando mi hai fatto vedere i TikTok, ho notato che ne avevi altri salvati nelle bozze. Infatti, hai filmato i TikTok prima del rapimento. Poi li hai salvati in bozze e li hai pubblicate durante il rapimento. Per avere un alibi e sembrare innocente. Come hai potuto rapinare vitale? Come hanno potuto? Perché in questo caso sono tutti e due i colpevoli. Scappa! Ci avete scoperti! La prossima volta rapirò tutti quanti! Adesso dovete dirci subito dove avete nascosto Anita e Vitale. Sì! Esatto! Subito! E va bene, adesso ve lo dico. Deve essere questa la stanza. Vediamo se Frinky ci ha dato la chiave giusta. Io non mi fiderei tantissimo. Mi piace tanto. Caschetta! Tanto non è che sei questo grande attore. Scusa? La mia fidanzata Anita è stata rapita e loro sono quattro sospettati. Uno di loro l'ha rapita. Li sottoporrò ad una serie di prove per capire chi è il colpevole. Tra cui la macchina della verità. Dobbiamo sbrigarci perché non so dove è Anita. Provate anche voi a scoprire chi è il colpevole insieme a me. Ho bisogno del vostro aiuto. State attenti a tutti gli indizi e guardate il video fino alla fine. Così mi aiuterete a scoprire chi è stato e a trovare Anita. Per prima cosa andiamo a conoscere i sospettati. Tu chi sei ad esempio? Io sono Alice, la makeup artist di Anita. Makeup artist? Quindi ti occupi di dolci, cupcake, queste cose così? Ma cosa hai capito? Io trucco Anita. Sono molto preoccupata per lei. È preoccupata? Questo lo verificheremo. E tu invece chi sei? Io sono Julie, la fan numero uno di Anita. Infatti ho anche il suo nuovo libro, La città stregata. Tra l'altro ne ho 13 di suoi libri. E una maglietta personalizzata creata da me. E sono davvero tanto dispiaciuta perché lei è scomparsa. Insomma, mi manca moltissimo. Sei la fan numero uno? Quindi potresti essere stata tu a rapirla. Proprio perché volevi averla tutta per te, è vero? È questo il motivo? Ma no, ma non mi azzarderei mai. Tu non me la racconti giusto. E tu invece chi sei? Beh, Vitale, non ti ricordi di me? Io sono Chef Gnocchetto! Chef Gnocchetto? Ma è quello che mi ha rapito nell'altro video! Esatto! E tu che cosa ci fai qua? Dovresti essere in galera! Beh, io ho scontato la mia pena e adesso sono uscito, ma non mi permetterei mai di rapire Anita! Lui è il sospettato numero uno! Ha rapito prima me nell'altro video e adesso sta cercando di rapire anche Anita! Non è così, E tu invece chi sei? Io sono Nicolas Fattorelli, un grande attore di fama internazionale e anche collega della scuola di recitazione di Anita. Ah, quindi un collega di Anita. E questo fa di te il perfetto candidato. Sei stato tu, non è vero? Io, perfetto candidato? Ma cosa dici? A me dispiace tantissimo che Anita non si trovi più, anzi sbrighiamoci a trovarla, vi prego. E adesso che abbiamo conosciuto i personaggi, iniziano le indagini! Non c'è tanto da indagare! Secondo me sei stato tu! Come io? Non può essere! Io sono uscito solo per cucinare! Secondo me invece è stato lui! Ma cosa dici? Accusato da uno appena uscito di galera e poi tu hai già rapito Vitale! Non venire a raccontare queste cose a me, guarda! No, sei stata tu! Io? Tu eri più a contatto con Anita! La vedevi dietro le quinte e la truccavi, eh? Non me la racconti giusta! Non penso proprio, caro! Io penso solo al mio lavoro! Secondo me è stata la signorina qui! Sì. Ma non è vero! Io sono la fan numero uno di Anita! Quella che ha la sua faccia nella maglietta! Esatto! E volevi rapirla appunto per stare solo con lei! Sei la più sospetta! Non è vero! Ma qui ci sono delle tracce! Il rapitore è sicuramente passato da qui! Ragazzi, ma dove è andato Vitale? Era qui un secondo fa! Stai cercando di cambiare il discorso? Allora sei stato tu! Per sì, forza! Sì, era lui, io l'ho detto! Magari hai rapito nuovamente Vitale, no? E invece sei stata tu per provare nuovi trucchi, vero? Ma
basta adesso! Dobbiamo trovare Anita! Chi se ne frega di chi è stato? Troviamola, se no non posso fare più le mie parti a teatro! Lo sarò da solo, come faccio adesso? Ah, le impronte finiscono qui! Questo deve essere l'armadietto del rapitore! Controlliamo e scopriamo che cosa c'è dentro! Oh, guardate che cosa ho trovato! Questo è un messaggio segreto che potrete tradurre con l'alfabeto segreto che trovate all'interno del libro La città stregata! Deve essere un indizio per capire chi è il colpevole! Tanto non è che sei questo grande attore! Scusa? Ma ti sei vista? Se trucchi le altre persone come ti trucchi tu, guarda, il lavoro è rovinato! È proprio una carriera davanti che finisce domani! Come ti permetti? Io ho imparato a truccarmi nelle più grandi accademie di make-up! Ma tipo al circo! Grande! Guardate che cosa ho scoperto! Questa sembra la mascherina di un pilota di aerei! Avete presente i piloti di aerei che si mettono la mascherina per pilotare meglio? Ma no! Che cosa sto dicendo? Avrebbe detto così, Anita! Questo sicuramente è di qualcuno che ha problemi a respirare! Quindi il rapitore ha dei problemi di respirazione! Mi è venuta un'idea per la prima prova! Ma veramente cosa ne sai tu? È un'altra sega! Ma come sei andata? Ma questo finirà subito, non vi preoccupate, perché scoprirò presto chi ha rapito Anita. Prima prova, prova di ballo. Ma io non so ballare. Peggio per te allora. Prima prova, gara di ballo. E l'ultimo che smette di ballare vince. E pronti, via. Ballo della palla ballante. Ricorda tanto la febbre del sabato sera che interpretai la prima. Io voglio scoprire chi è che si stanca per primo e avrà il fiatone. Così scoprirò di chi è quel respiratore. Sto nevando. Mi viene da piangere se solo penso che questo ballo l'avrei potuto fare con Anita. Ma dov'è? Se non avessi fatto la truccatrice, avrei sicuramente fatto la ballerina. Che ritmo, ragazzi! Sì! Oh, quanti ricordi! Questo era un ballo che mi aveva insegnato mio padre, Chef Spaghetto, e ora sto facendo l'impasto per la pasta. Ok, secondo passo è tagliarla. Terzo passo è prenderla e buttarla nella pentola. Sono così fan di Anita che ho inventato una danza in suo onore, la danza di Anita Stories. Purtroppo non è vero, è solo il poster che ho vinto in uno dei miei libri. Però ballo lo stesso per lei. Sembra che non si stiano stancando, o almeno io non riesco a capire chi si sta stancando di più. Quindi, balli di coppia adesso, via! Meno male che nella mia grande carriera d'attore ho fatto anche il ballerino. Tango? Sei proprio devo. Adesso voglio farlo io il caschetto, perché mi prendi, non perché cado. Se non dovessi farti cadere. Ma guarda, veramente, non ci parlo più. Meglio. Visto? I cuochi sono bravissimi, sia a ballare che a cucinare. Ma comunque neanche tu sei male. Senti Giulia, ti devo dire una cosa. Sì. E tu per me sei come la pizza il sabato sera. E cioè? Cioè che sei tanto speciale per me. E insomma, tu mi piaci tanto. Cosa è successo? Giulia, stai bene? Giulia è caduta a terra senza fiato. Forse appartiene a lei il respiratore. Andiamo subito alla macchina della verità. Tu dici di essere la fan numero uno di Anita, ma dimmi la verità. Ti è mai stata antipatica? No, assolutamente! Quindi ti sta antipatica davvero? Beh, sì.
C'è stato un periodo in cui mi stavo antipatica perché gli ho scritto esattamente 148.582 messaggi e email e lei non mi ha mai risposto. Però poi gli ho scritto un commento su YouTube e lei mi ha messo un mi piace e lì mi è passato tutto perché ho capito che certo non può rispondere a tutti i messaggi perché sono tanti, però fa di tutto per leggerli e sono ancora la sua fan numero uno, non potrei mai rapirla. Sembra sincera, però è stata lei a cadere per terra con il fiatone, quindi resta ancora sospetta. Seconda prova, prova di recitazione, così scopriamo chi è il più bravo a recitare, o meglio, a mentire. Prima di iniziare, mi sistemo il make-up. Lascia stare, abbiamo deciso di portare in scena Amleto e Ofelia. Grande opera, se ci fosse stata Anita sarebbe stata ancora fatta meglio, ma mi tocca sostituirla con te. Iniziamo, dai. Dai, tocca a te. Signore, ho qui con me i vostri ricordi, che da tempo volevo ritornarvi. Vi prego, riprendetemi. Noni! Aspetta, la rifaccio, scusa. Noni! Aspetta, non riesco a entrare nella parte. Non io! Pausa! Non v'ho dato niente! È per questo... E accompagnati pure da parole spiranti dal profumo di dolcezza, da renderli oltremondo più preziosi. Beh. Quel profumo è svanito. Tocca a me. Riprendetevi. A cuor gentile, anche i doni più ricchi si fanno povera cosa. Si mostra crudele. E basta però, tocca a me. Insomma, sono l'Amleto, il protagonista. Fammi parlare un po'. Mancava una frase. Sono io l'attore. Dai, allora mostra. Ma ecco, senti qua. Ho sbagliato, aspetta. Essere o non essere. Questo è il dilemma. Se sia più nobile l'arte di soffrire colpi di fionda e darti d'oltraggiosa fortuna o prender l'armi per un mare di affanni. Grazie. Per me è un no. Come? Io sono l'attore, guarda come l'hai fatta. Ma per favore, ma vai via, guarda, no, non ci sto più. Meno male studi teatro. Alice è molto brava a recitare. Certo, quel Nicholas si mette sempre in mezzo e non mi fa capire bene. Oh, Romeo, perché sei tu Romeo? Beh, io non sono Romeo. Io sono Chef Gnocchetto. E io sono Giulietta. Romeo, perché sei tu Romeo? Non lo so, sarà perché i miei genitori mi hanno chiamato così. E comunque io voglio solo entrare a mangiare un piatto di spaghetti. Mi hai rovinato la parte, adesso non posso più fare lo spettacolo. Tu sei Romeo! E poi cosa c'entrano gli spaghetti? Insomma, stai rovinando tutto! Sono d'accordo, basta, non è possibile! Avete rovinato il nome di Shakespeare che si sta rivoltando nella tomba! Non si fa così, non si fa! Tu cosa stai facendo? E tu, anche tu, non ti stai attenendo al testo! Bisogna seguire il testo! Ma che uomini di teatro siete, insomma! Mi viene da piangere a guardarmi così! Scusate! Ma quello è proprio fissato con il teatro. È pazzo. In questa prova di recitazione credevo che Nicholas sarebbe stato più bravo, ma Alice invece è molto brava a recitare e quindi anche a mentire. Solo che Nicholas si mette sempre in mezzo e non mi lascia capire bene. Ma credo che interrogherò comunque Alice. Sembra lei la colpevole, quella più brava a recitare e a mentire. Sei stata la truccatrice di Anita? Come mai non lo sei più? Che cosa è successo? Beh, non è colpa mia. È stata lei a non volermi più. E per quale motivo? Racconta. Un giorno molto importante, Anita doveva entrare in scena e come al solito sono stata io a truccarla. Ma per errore quel giorno è uscito un trucco bruttissimo e quindi tutti hanno riso di lei. Ma non l'ho fatto apposta. Come hai potuto farle un trucco così brutto? Purtroppo a teatro c'erano delle luci molto basse e in più sono daltonica e quindi questo ha peggiorato tutto. A me dispiace tanto, non l'ho fatto apposta, non volevo che Anita entrasse così in scena. Una truccatrice daltonica, quindi che non riconosce i colori. Questo la rende ancora più sospetta. Ma passiamo ora ad interrogare gli altri sospettati. Mi mancano solo due persone da interrogare e poi farò la mia accusa. Chef Gnocchetto,
Mi sembra che tu provi dei sentimenti per Julie, ma sai anche che Julie è la fan numero uno di Anita e quindi che ti dà poche attenzioni. Per questo potresti averla fatta sparire tu, vero? No, no, ti sbagli! Io farei qualsiasi cosa per Julie! Vorrei vederla felice! Sai, adesso che Anita è sparita e lei non c'è più, mi si spezza il cuore! Per questo non posso essere stato io! Sembra sincero, però rimane comunque un sospetto. Nicolas, tu che sei... Maestro Nicolas, prego. Maestro Nicolas, tu eri nella stessa scuola di recitazione di Anita. Avete mai litigato? No, assolutamente no, eravamo sempre d'accordissimo. Per quello voglio che la troviate subito. Va bene, qualche volta abbiamo litigato. Insomma, la maggior parte delle volte venivano date delle parti a lei che volevo io. Insomma, sono un grande attore. Quindi pensi che Anita non si meriti quelle parti che ha a teatro? No, no, assolutamente, anzi se lo meriterebbe, è che anch'io ogni tanto vorrei fare il protagonista, che diamine! Guardate come sono teatrale! Oh. Dopo gli interrogatori e le prove, sono pronto a fare la mia accusa! Scrivete nei commenti chi è il colpevole secondo voi. E ora iniziamo da... Chef Gnocchietto! All'inizio pensavo fossi tu il colpevole e che avessi fatto sparire Anita per avere tutte le attenzioni di Julie, ma non avresti mai potuto farla soffrire così. Quindi non sei tu il colpevole. Meno male, non ci volevo tornare in prigione. Poi ho pensato fossi tu, Julie, la colpevole, così fissata con Anita da farla sparire perché non hai mai ricevuto una sua risposta. Ma poi ho capito che ci tieni davvero a lei e quindi non avresti mai potuto farlo. Non potrei mai rapirla, io sono la fan numero uno di Anita. Quindi... Alice! Il fatto che Anita non ti aveva più chiamata per truccarla magari ti ha offeso talmente tanto da rapirla. No, no. Ma è un motivo troppo assurdo per rapire una persona, quindi non sei tu. Rimani infine tu, Nicolas. E io? Maestro Nicolas! No, no, ma che dici? Tu che durante la gara di ballo eri senza fiato, ma per non farti notare hai consigliato tu a Chef Gnocchietto di dichiararsi a Julie. Ehi, questo ballo romantico non ti sembra il momento di confidare il tuo amore per Julie? Hai ragione, è proprio il momento! Grazie! Ce la farai, buon amico! Così che Julie distogliesse le attenzioni da te, per non parlare poi della prova di recitazione, che non sopportavi di essere più nel centro delle attenzioni. Proprio come è successo in tutti questi anni di scuola di teatro con Anita. Non è così? Ma questo è un grande affronto a me, grande attore internazionale! Non avrei mai potuto rapire Anita, insomma, non sarebbe cambiato niente per me! E invece no, perché ho trovato questo nel tuo armadietto! Un attimo, era tutto sgualcito, ho dovuto ricomporlo. Vedi? Ecco! Dove dice che Anita sarebbe stata di nuovo la protagonista di un nuovo spettacolo. E di la verità, tu non potevi sopportare di essere nuovamente un personaggio secondario e quindi l'hai rapita per prenderle la parte da protagonista. E va bene! Mi avete scoperto! No, ti ho scoperto! Mi hai scoperto! Ma almeno... almeno sono il protagonista di questa storia! Muah! Il protagonista. Tu al massimo puoi essere l'antagonista di questa storia. Sei il cattivo. Come l'antagonista? Eh sì. No, no, l'antagonista è sempre un ruolo secondario. No, di nuovo vinto Anita. Esatto. No, basta. Lasciatemi stare, io non c'entro niente, quello è il mio cugino, Filippo Rondò. Sì, è stato lui a organizzare tutto. Mi somiglia molto. Lasciami stare. Lasciami. Sappiate che state togliendo al mondo del teatro un grandissimo attore, come farò adesso senza recitare. Mannaggia. Sappiate che un giorno mi vendicherò. Ho un modo per distrarli. Adesso ti porterò nel mio castello. I videogiochi nella vita reale.
Gireremo la ruota per ogni round e la ruota deciderà in quale videogioco nella vita reale finiremo. Siete pronti? Cliccate mi piace e andiamo subito nel primo videogioco. Wow. Siamo nel videogioco di Super Mario nella vita reale! Ogni giocatore dovrà superare un percorso a ostacoli e chi arriva per primo vincerà la Mystery Box a tema Super Mario! Siete pronti? Iniziamo la sfida! Nel primo round si sfideranno Mario contro la principessa Peach. Siete pronti? Ai posti di partenza? Via! Io faccio il tifo per la principessa Peach, deve vincere lei! Io faccio il tifo per mio fratello Mario, vai Mario, vai! Sono arrivato prima io! Non è vero, sono arrivata prima io! Ma che stai dicendo? Ehi, aspetta, ma che cosa stiamo facendo? Mia amata Peach, perché non ci aiutiamo? Ottima idea, mio caro Mario! Che ne dici se mi aiuti a superare questi ostacoli? Certo, here we go! Wow, Mario e Peach hanno deciso di allearsi, interessante! Adesso sono arrivati all'ostacolo dell'altalena. Dovranno dondolare 3 volte per passare al prossimo ostacolo. Peach, sei pronta? Sì. 1, 2, 3! Brava! E ora per superare questo ostacolo devono solo salire sulla corda e toccare la cima. Mario, vai, ce la puoi fare, Mario! Vai, Mario, Mario, Mario! Vai, Mario! Bravissimo Mario, ce l'hai fatta! In questo ostacolo i giocatori dovranno fare 3 giri su se stessi. Speriamo non gli venga il capogiro. Beh, sento di avere molto equilibrio oggi. No. Dai Mario. Sei sempre il solito. Lascia stare, ci penso io. Ecco fatto! E adesso è il turno di Daisy e Luigi! E noi però non collaboreremo, perché la voglio vincere io la Mystery Box! Voglio tenere tutto per me! E va bene, non formeremo una squadra! Sarà ancora più divertente allora questa challenge! Vedremo! Siete pronti? Ai posti di partenza? Via! Yuppu! Sono arrivata per prima in questi ostacoli. Uffa, ma Daisy è stata più veloce di me. Ma come ha fatto? Vabbè, andiamo al prossimo. Ah, Luigi è arrivato ultimo. Ma chissà se nei prossimi ostacoli riuscirà a raggiungere Daisy. Woohoo! Bravo Peach, saranno benissimo. Vai, l'ho preso. La corona. Ci sono quasi. 1, 2, 3. Vai Peach, ti raggiungo. 1, 2, here we go! Bravo Mario! Grazie principessa! Mario e Peach sono arrivati agli ostacoli delle tartarughe! Speriamo che non cadano! Mia amata Peach, ti aiuto io a superare gli ostacoli! Grazie Mario! Che bello! Siamo un passo più vicini alla Mystery Box! Esatto, sono sicuro che la vinceremo noi! E vai! A Mario e Peach adesso manca solo il livello finale! Ed è anche il più difficile! La zipline! E spostati! Spostati! Dai che perdo l'equilibrio! Peach, ci manca solo l'ostacolo della zipline! Che bello! Oh, guarda! Ci stanno raggiungendo! Come facciamo adesso? Ho un piano! Mentre io faccio la zipline, tu vai a distrarli, così possiamo vincere la Mystery Box! Hai ragione, ottima idea! Corro subito! Ok, andiamo! Ho un modo per distrarli! Mi ha perso qualcosa! Ce l'ho fatta, li ho distratti, vero?
Peach! Adesso ti porterò nel mio castello! Peach, ce l'ho fatta, li ho distratti! Peach? Peach, dove sei? È sparita Peach! Che cos'è successo? Non la trovo più, ho trovato questa! È sparita Peach! Oh no, che cosa può essere successo? Dobbiamo trovarlo! Ho trovato la sua corona per terra! Gli deve essere successo qualcosa! Peach non sarebbe mai senza la sua corona! L'ama troppo! Che cosa le sarà successo? Presto, dobbiamo subito cercarla! Potrebbe essere in pericolo! Oh no, Peach è stata rapita! Riusciranno Daisy, Mario e Luigi a ritrovarla? Speriamo che stia bene, Peach. Proviamo a cercarla di qua. Ok, va bene. Dobbiamo trovarla, non so cosa potrei fare senza di lei. Non ti preoccupare, Mario. Insieme la troveremo, ne sono sicuro. Peach! Peach! Dove sei? Mia amata, dove sei? Peach! Ehi, guardate lì, c'è qualcosa. Che cos'è? Sembra il guanto di Peach! Sì, è proprio il suo guanto! Deve essere sicuramente passata di qua! Siamo sulla giusta strada, allora! Continuiamo il percorso qua! Sì! Ragazzi, sento la sua voce! Mi sta chiamando! È laggiù! Andiamo! Sì! Uffa! Lasciami andare! Lasciami! Ah, caro Peach! Il mio piano sta andando a gonfie vele! Adesso che ti ho imprigionato, Mario dovrà sicuramente venire qui a liberarti! E cos'è? Mario verrà qui e io potrò distruggerlo! E vincere una volta per tutte! Sì! Ti sbagli! Mario ti distruggerà! Come osi dire questo al grande Bowser? Vincerò io sicuramente! No, il mio amato Mario verrà a salvarmi! Io ne sono sicura! I nostri eroi hanno trovato Peach! Ma riusciranno adesso a sconfiggere il malvagio Bowser? Bowser! Eh? Siete arrivati! Peggio per voi! Oh no, Peach! Bowser, questa volta te la vedrai con me! Mamma mia! Ah! Oh no! Sono fortissimo! Luigi! Oh no! Dobbiamo fare qualcosa contro Bowser! Presto, prima che colpisca anche noi! Ragazzi, il suo punto debole è il guscio! Ha detto che il suo punto debole è il guscio! Presto! Tiro la corona! Vai! Il mio guscio! C'è mio papà! Peach! 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 Mia cara amata, mi sei mancata tanto! Anche tu, mio caro Mario! Evviva! I nostri eroi sono riusciti a vincere la sfida! Passiamo ora al prossimo videogioco nella vita reale! Wow! Vediamo quale sarà il prossimo videogioco! Lei non sarà mai mia madre! Invece devi trattarla come se fosse la tua vera madre e non osare contraddirmi! Hai capito, bambina? Dovrai obbedire a tutto ciò che ti chiedo. Tuo padre è morto. Il principe è mio! Tesoro, sei qua! Sei qua! È nata! È una femminuccia! Sì. Mia figlia! Oh, tesoro, piccolina! Nina, tesoro, che succede? Stai male? Prenditi cura di lei! No! No, tesoro! No! Figlia mia,
come cresci in fretta. Io esco, mi raccomando, tu studia e fai da brava. Certo, papà. Ci vediamo dopo. Devo prendere un po' di legna. Dovremo scaldarci, stanotte sarà una notte fredda. L'aiuto io. Grazie, gentilissima. Grazie. Questo è suo. Sì. Grazie per avermi aiutato, ecco. Si figuri. Di queste parti, lei? Sì. Vuole fare un giro con me? Facciamo una passeggiata qua. Volentieri, grazie. Allora, prego. Inchiata sul pavimento, vi cercò a lungo con la candela, tracce di strani piedi. Ah, quanto è bello questo libro! Figlia, lei sarà la tua nuova madre. Mi raccomando, portale rispetto e obbediscile. Lei non sarà mai mia madre. Invece devi trattarla come se fosse la tua vera madre e non osare contraddirmi. Hai capito, bambina? Dovrai obbedire a tutto ciò che ti chiedo. Sono sicuro che vi troverete molto bene insieme. Sì, ne sono sicura anch'io. Ora noi andiamo. Tu continua a studiare, mi raccomando. È una brava bambina, molto studiosa. Andiamo. C'è ancora cenere in questo camino. Vieni immediatamente qui a pulire. Ti chiamerò Cenerentola. Non voglio vedere neanche un briciolo di polvere. Tesoro, cosa stai facendo? Chi ti ha detto di pulire il camino? Sono stata io. Deve aiutare nelle faccende di casa. Non decidi tu cosa deve fare mia figlia. Io devo decidere. E mia figlia deve studiare. Tesoro, va pure in camera tua. Vai a studiare. Grazie, papà. E tu non permetterti più di dire a mia figlia quello che deve fare. Cenerentola, devo darti una spiacevole notizia. Tuo padre è morto. Ma tranquilla, da oggi saremo soltanto noi due, insieme alle tue sorellastre. Perché? Non è possibile. Perché capitano sempre tutti a me? Oh, povera Cenerentola! Adesso non ci sarà più nessuno a difenderti! Lasciatemi in pace! Ho perso la mia mamma e mio papà! Non avrai mai pace finché stai in questa casa! E ora vai a pulire il camino! Cenerentola, pulisci meglio, altrimenti la matrigna ti lascerà senza cena stasera. Sì, sì, vedi, sto pulendo. Sì, sì, ma non perdere troppo tempo. Insomma, ci sono tutti i nostri vestiti da lavare e stirare. E noi ovviamente non li laviamo. Tieni, impegnati, mi raccomando, devono risplendere. E mi raccomando, devono essere puliti e splendenti. Buon lavoro. Spero che un giorno andrò via per sempre da questa casa e che sarò libera. Cenerentola, hai lavato e sistemato il mio vestito? E il mio? Se non l'hai fatto stasera, niente cena! Sì, sì, eccoli qua. E non stropicciarli. Ma... dove dovete andare? Razzi!
pazza ed insolente! Come ti permetti a chiederci una cosa del genere? Sono fatti nostri! No, diglielo, così moriva dall'invidia! Va bene, siamo state invitate al ballo del re! Il principe sta cercando una moglie e sicuramente sceglierà me! Sceglierà me? No, me! 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 Ma posso venire anch'io? Assolutamente no! Una come te non potrebbe mai venire al ballo di un principe! Cenerentola, pulisci, che è l'unica cosa che sai fare! Pulisci, pulisci, Cenerentola! Il ballo poteva essere la mia occasione per scappare via da questa casa! Ma sono vestita di strace e anche sporca di cenere, non mi faranno mai entrare al ballo di un principe vestita così! E quindi non ci posso andare! Ci penso io! Con un incantesimo farò apparire un bellissimo abito per il ballo e anche una carrozza! Ma attenzione, a mezzanotte l'incantesimo svanirà! Ok! Bibidi bobidi boom! Wow, è bellissimo! Grazie, fata madrina! Sei stupenda, però vai, vai subito al ballo adesso! Sì, vado, grazie! Ciao, sono le emoji di Anita! Vuoi sapere tu a quale principessa corrispondi? Clicca subito mi piace sotto a questo video e l'ultima cifra che ti capiterà nel mi piace corrisponde a una delle principesse che vedi scritte qua a fianco. Quale ti è capitata? E ora torniamo subito al video! Il castello! Chissà dove il principe! Sarà mio! Andiamo a cercarlo! Ma non si trova! Ma dove è finito? Vabbè, intanto balliamo! Quel vestito. Dobbiamo sbarazzarcene. Ci ha rovinato l'unica occasione di parlare con il principe. Ho un'idea io. Vai, pensaci tu. Il principe è mio! No, no, ma cosa hai fatto? Cenerentola! Cenerentola! Cenerentola, non mi lasciare! Cenerentola! No! Ora che ti ho trovata, come faccio a vivere senza di te? Cenerentola! Era solo un sogno. Eppure mi sembrava tutto così reale. Bibidi! Bobidi! Schifo! Che cosa sta succedendo? Mi si sta staccando la faccia! Aiuto! Stanno arrivando altre api! Li giocheremo a Scary Teacher nella vita reale! Ci capiterà un personaggio diverso, così giocheremo in vari ruoli del gioco. Io potrei essere la maestra, ma anche Vitale potrebbe essere la maestra. Eh sì. L'obiettivo degli alunni è trovare gli oggetti e fare gli scherzi alla maestra. L'obiettivo della maestra è trovare gli alunni e scacciarli fuori da casa. Chi
vincerà la challenge vincerà una mystery box che apriremo alla fine del video. Guardate il video fino alla fine, cliccate un bel mi piace e iniziamo subito il gioco! Sì! Wow, è la prima volta che uso un visore della realtà virtuale! Sì, anche per me! Siamo pronti? Sì! Andiamo! Wow! Sono pronta a entrare nel videogioco, nella vita reale, nella realtà virtuale! Via! Wow! La realtà virtuale? Cos'è la realtà virtuale? Che cosa stanno facendo? Voglio giocare anch'io con loro! In questo primo round siamo gli alunni! Io sono Anita! E io credo di essere Nick! E io penso proprio di essere Tani! Il nostro obiettivo per questo round è trovare la colla! Quindi dovremo fare uno scherzo con la colla, la maestra! Non vedo l'ora! Siamo già pronti! Sì! Come prima cosa dobbiamo cercare di entrare in casa della maestra senza essere visti! Dobbiamo escogitare un buon piano. Dobbiamo stare molto attenti perché sapete cosa fa la maestra cattiva quando prende gli alunni? No, non deve succedere, non dobbiamo essere scoperti. No, solo no, pensarci no. Mi vengono i brividi. Proviamo a dirigerci verso la casa. Vediamo se c'è una porta aperta e proviamo ad entrare senza essere visti. Va benissimo. Andiamo. Andiamo. C'è qualche mocciosetto qui? Guardate, nascondetevi, presto, presto! Nessuno mi deve disturbare oggi. Oggi è il giorno del ballo e io, Scary Teacher, sarò la più bella. No! Ecco la maestra! Fa paura! È bruttissima! Mi raccomando, non facciamoci vedere dalla maestra, ok? No, tranquilla, riusciremo ad entrare senza essere scoperti. Dobbiamo entrare quando la maestra rientra in casa, così non ci vedrà. Sì, buona, esatto, idea. Buona idea. Aspettiamo che rientri. Vado a prepararmi adesso e nessuno mi deve disturbare. Se la vedranno con Scary Teacher oggi. Oh, quanto sono bella, sono bellissima. Come me la ricordo bene, quella volta che mi avevano riempito la vasca da bagno di slime. E qui ho preso Nick. Ah, quella volta l'ho appeso all'armadietto, l'ho appeso. E invece lì l'ho preso e l'ho sbattuto fuori di casa. Non ritornerà mai più. E invece qui ho preso Tani. Quel giorno l'ho fatta volare. Ma presto, presto! Adesso devo prepararmi per il ballo di questa sera. Francis! Eccomi, cara! Quanto ci stai impiegando ad arrivare? Oh, ti chiedo scusa, ma questa mattina sei così meravigliosa, mia cara! Oh, grazie, grazie! Ma non perdere tempo adesso! Assicurati che non ci siano bambini qui intorno a casa! Non mi devono disturbare mentre mi preparo! E io sono la più bella e devo vincere il contest di bellezza, hai capito? Va bene, cara! Va bene, cara! Ci penso io! Nessuno ti darà nessun problema! Tu preparati e sei già meravigliosa, diventerai fantastica! Va molto bene così, ma ricordati! Se qualcuno oserà disturbarmi, me la prenderò prima con te! E poi con loro, e adesso vai! Ma ora devo andare a prepararmi per il contest di bellezza e mi devo truccare! Ma non che io ne abbia bisogno di truccarmi, ovviamente! Ma comunque, qualcosina non guasta! Piano, piano, piano! Lì, lì, lì! Oh, mamma! Oggi è più brutta del solito! Esatto! Poi con quei capelli! Non fatevi vedere! Una ruga qua! Una ruga qua! Dobbiamo aspettare che si allontani per entrare! Esatto! Sto eliminando tutte le rughe! Sono troppo forte e troppo cattiva! Elimino tutti! Bambini, studenti e rughe! Oh! Ho dimenticato la crema idratante! Vado subito a prenderla! Ehi, guardate! È il momento giusto! Se ne sta andando! Perfetto! Ce l'abbiamo fatta! Ce l'abbiamo fatta entrare nella casa di Scary Teacher! Siamo dentro! Finalmente! Subito cercare la colla! Esatto, prima cosa! Dove potrebbe essere? Iniziamo a cercare da questa stanza! Beh,
Molto probabilmente può essere nei cassetti, nella scrivania. Iniziamo a cercare. Nick, sei tu questo? Ha appeso una tua foto mentre ti prende in braccio. Ma lì è quando mi aveva preso come un sacco di patate. E mi si vede pure il sedere. Parli tu? Guarda cosa ha fatto a me. È mostruosa. Mi ha sollevato in aria. Invece qua Scary Teacher ha appeso il poster del mio libro. Quindi vuol dire che anche lei sta leggendo il mio nuovo libro, La città stregata. Guarda, Rita, cosa abbiamo trovato! Avevi ragione, l'ha comprato il tuo libro! La maestra cattiva che legge il mio libro? Chissà come mai! Ma voi invece ce l'avete? Per i primi ordini riceverete in regalo proprio questo poster! Ora sbrighiamoci, dobbiamo trovare la colla! Abbiamo cercato ovunque! Non si trova la colla in questa stanza! Forse è meglio provare nella stanza qui a fianco! Quella è una pistola! Cosa stava pensando la maestra cattiva? Mamma mia! Sbrighiamoci, sbrighiamoci, troviamo subito la colla prima che tornino! Quella è pazza! Ok, è una colla, no? Quindi si dovrebbe mettere nei cassetti! Ma... che cassetto è? Vediamo se c'è qualcosa in questi armadietti! Ehi, ma voi avete cliccato mi piace? Volete sapere se voi sareste alunni o la maestra cattiva o Francis? Cliccate mi piace e l'ultima cifra del vostro mi piace corrisponde al vostro personaggio. Quale vi è capitato? Ora vediamo subito se c'è la colla qua. Qua ci sono delle armi della maestra, ma non c'è la colla. Cosa ci tiene lei qua dentro? Controlliamo qui. Beh, qua c'è il libro di Anita, una cassaforte, un gabinetto. Che schifo! Ma non può essere un gabinetto vero, non siamo mica in bagno. Vediamo in quest'altro armadietto. Ragazzi, ho trovato la colla! Ah, che schifo! Cos'era questo rumore? Andiamo andare a vedere, sarà qualche alunno! Ma voi che cosa ci fate qui? Scappiamo! Vogliono scappare dalla finestra! Ma non ce la faranno, mi seguo! L'abbiamo seminata! Ci è mancato tanto così! La prossima volta dobbiamo stare più attenti quando entriamo nella casa della maestra cattiva! Sì, è vero! Vabbè, l'importante è che siamo riusciti a prendere la colla, giusto? Ma adesso cosa dobbiamo fare? C'è scritto che adesso dobbiamo andare nella stanza di Scary Teacher e sostituire la sua crema per il viso con la colla! Voglio proprio vedere la sua reazione quando se la metterà in faccia! Ma dove sono andati a finire questi mocciosi? Non sono riuscito a prenderli, ma almeno li ho fatti scappare. Misty sarà fiera di me. Ora che ho la mia crema anti-invecchiamento, sono pronto ad applicarla tutta. Non vedo l'ora di essere la più bella alla gara di bellezza di questa sera. Sì, cominciamo a metterne tanta e le rughe spariranno per sempre! La maestra cattiva è tornata nella sua camera! Non possiamo entrare nella sua casa adesso! Ho un'idea! Nick, tieni tu la colla! Io e Tani distraiamo la maestra cattiva. Mentre lei è distratta e uscirà fuori dalla casa, tu potrai entrare in casa e fare lo scherzetto, va bene? Mi piace questo piano! Ok, vai, nasconditi adesso! Tani, dobbiamo attirare l'attenzione della maestra cattiva. Come facciamo però? Non lo so, cosa potremmo fare secondo te? Aspetta, mi è venuta un'idea. Che idea? Le possiamo cantare una canzone. Una canzone divertente, così attiriamo la sua attenzione. Ottima idea, hai qualcosa in mente? No.
Allora pensiamoci un momento, maestra, maestra, esci dallo stanzino, sei un babbuino. Io ti faccio questa canzone. Pronti? 3, 2, 1. Maestra, maestra, esci dallo stanzino. Cos'era questo rumore? C'è qualcuno qui? Francis! Francis! Perché non controlli quando devi controllare? Francis! Che sei un babbuino. Chi è che ha osato chiamarmi babbuino? Eccoli! Ora che la maestra è distratta, è il momento giusto. Ecco la crema di Scary Teacher. Fatto. Ora devo scappare, devo sbrigarmi. Non sono riuscito a prendere quei ragazzini. Dove ero rimasta? Ma certo, la mia crema antirughe! Devo essere al top questa sera al concorso di bellezza! Il momento crema antirughe! Meglio abbondare con questa crema! Mettiamo un bel po' di crema antirughe! Devo essere assolutamente bellissima per questa sera! Non che non lo sia già! Ma dovrò essere ancora più bella! E dopo la crema antirughe mettiamo il fondotinta. Strano, questa crema non si è assorbita molto. È messa davvero? Sta funzionando il piano, ragazzi. E dopo il fondotinta è il momento del blush. Sarò sicuramente la più bella. Ma c'è qualcosa di strano in questi trucchi. Guardate! Davvero, come? Che schifo! Che cosa sta succedendo? Mi si sta staccando la faccia! Che schifo! Ma che cos'è questa roba? Siete stati voi! Questo nuovo round? Sì. Noi tre siamo gli alunni! Sì, sì, sì! Bello! Che bello, sono sempre l'alunno! Anch'io sono l'alunno! Noi dobbiamo fare gli scherzi a Scary Teacher! Sì, ma che cosa dobbiamo fare come scherzo questo round? C'è scritto! Dobbiamo trovare il ragno! Il ragno? Io ho paura del ragno! Tu hai paura del ragno? Tu hai paura del ragno? Io ho paura del ragno! Aspetta, anch'io ho paura del ragno! Ma no! Tutte e tre abbiamo paura del ragno! Come facciamo? No, no, io non lo prendo il ragno! Lo prendiamo con gli occhi chiusi, così! Bravo, bravo! Facciamo che lo prendi tu! Lo prendi tu! Andiamo a cercarlo! Sì, andiamo a cercarlo adesso! Questi qui sono idioti! Oggi mi sento talmente bella che immortellerò questo momento con un mio ritratto! Sono proprio bellissima oggi! Francis! Stai controllando che non entri nessun moccioso? Certo, cara! Sono prontissimo! Però la guardia, nessuno riuscirà ad entrare! Eccoli! Sono qua! Francis e Scary Teacher! Sì. Ma cosa sto facendo, Scary Teacher? Sto disegnando! Sì. Schifo pure a disegnare! Ragazzi, abbiamo una missione! Sì, dobbiamo trovare il ragno! Sì. Andiamo! Aspettate, ragazzi! Sì! Dov'è? Può essere un ragno! Può essere magari sotto un vaso, oppure dentro la siepe. È un ragno, quindi sta nell'erba. Ragazzi, siamo in un videogioco, ricordatevelo! Questo è un videogioco, può essere ovunque! Esatto, è vero. Allora, dividiamoci, così magari possiamo cercarlo meglio. Ok, esatto, chi lo trova poi dopo dice, l'ho trovato! Ottima idea! Va bene, ragazzi, ho un'idea, dividiamoci! Ho finito il mio disegno. Se non c'è nessun alunno da punire, beh, andrò a farmi un bel riposino. Certo, vai pure, cara. Io rimango qua a fare la guardia. Nessun mozzoso potrà entrare in questa casa, altrimenti...
può essere un ragno? Dove può essere un ragno? Eccolo, che schifo, è gigante! Ma io non lo prendo, non lo prendo! Ragazzi! Ragazze! Venite qui! Qui! Eccomi! Guardate! No! Perché io? Prendi il ragno! Mi mangia! No! Vieni qua e prendi il ragno! Prendilo! Bravo! Andiamo a spaventare Misty, dai! Vai tu! E ce ne andiamo! Perché lo devo tenere in questo coso? Godiamoci lo scherzo. Allora, la nostra tasca adesso è trovare un fischietto. E dove lo troviamo un fischietto? Che strano. Infatti è strano, perché è proprio un fischietto? Magari servirà per attirare la sua attenzione della maestra cattiva. Giusto. Può essere, buona idea. Iniziamo a cercarlo, presto. Sì. Ma qui non c'è niente. Ovvio che non c'è niente. I fischietti non si trovano mica nelle siepi. Dove devo cercare un fischietto? La siepe non c'è niente. Nemmeno qui c'è qualcosa. Guardate! Che cos'ha Merlino al collo? Ragazzi, guardate! Un fischietto! Fischietto! Bravo, Merlino! Grazie! Bravo! Aspetta, Merlino, adesso prendiamo il fischietto. Aiutato anche questa volta! Sì! Bravo, Merlino! Ora che abbiamo il fischietto, proseguiamo con il piano, così la maestra e il fidanzato Francis usciranno e a quel punto noi entriamo in casa e proseguiamo con lo scherzo, ok? Pronti? Sì. Hai sentito questo fischio? Sì, ho sentito il rumore! Ah,
devono essere quegli stupidi ragazzini! Sì, saranno sicuramente loro! Li dobbiamo stanare e mandarli via da qui! Ebbene sì! E li prenderemo e poi... Tu vai lì e io vado lì! Sì, signora! Andiamo a prenderli! Andiamo! Vai! Ok, ragazzi, via libera la maestra cattiva e il fidanzato si sono allontanati! Però non dobbiamo fare rumore! Entriamo dentro casa! Piano, piano, piano! È chiusa, è chiusa! Allora, proviamo dall'altra porta, presto! Dai, veloci! Mannaggia! Pronto, entrate! Siamo dentro casa, finalmente! Sì! C'è scritto che dobbiamo trovare dei dolcetti! Che buoni! Dove possono essere? I dolcetti saranno in cucina, no? Sì, giusto! Andiamo in cucina, presto! Andiamo, andiamo, andiamo! Guardate, siamo in cucina! Sicuramente saranno qua i dolcetti. Ovvio. Facciamo così, Nick, tu cerca qua i dolcetti. Va bene. Dani, cercali qua e io li cerco qua. Ma sbrighiamoci prima che tornino la maestra cattiva e il suo fidanzato Francis. Niente. Ecco, sono già. Qua ci sono solo libri. Pure. Qui non so. Ragazzi, ho trovato i dolcetti. Davvero? Eccoli. Eccoli. Perfetto! Abbiamo i dolcetti, ma ora cosa dobbiamo trovare? Il miele! È vero, il miele! Okay. Cerchiamo! Cerchiamo! Magari è qui! Ragazzi! L'ho trovato! Bravissima! Eccolo! Vieni, Tani, ok, mettilo! Oh, ne metto buoni. Tanto! Quasi li invidio! Che buono! E ora non ci resta che mettere la nostra trappola da qualche parte. Un'idea. Portiamola di là. Sì, andiamo, andiamo. Quindi era perfetto. Qua è perfetto. Aspettate, ragazzi, per questo scherzo bisogna aprire la finestra. Giusto. Ok, ok, okay. Non vedo l'ora di vedere cosa succederà in questo scherzo. Apri, apri. E adesso non ci resta che scappare. Andiamo. Cos'è questo buonissimo odorino di dolci? Lo sento anch'io e ho tanta fame! Allora... Dolcetti! Che buoni! Li mangio al miele! Sì! Ancora più buoni, più dolci! Io li mangio! Li posso mangiare prima? Prima! Li assaggi tu! Esattamente! E poi, se sono buoni, forse ne mangerai anche uno tu! Come sono? Sono buoni? Buonissimi! E li posso mangiare anch'io adesso? Certo che no! Ma sei proprio cattiva! Amo essere cattiva! Anche col tuo fidanzato sei così cattiva! E il mio fidanzato sei bruttissimo, stai zitto! Aspetta! Sei questo rumore? Ha funzionato! Stanno arrivando altre api! Spostiamoci da qua! Andiamo! Sono tantissimi! Non ti preoccupare, cara! Ti aiuto io! Ma che cosa stai facendo, stupida? Abbiamo tutta la vita rimasta! Sì! 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 Che libro!
trovato questi criminali! Grande Gentilonio! Criminali? Ma noi non abbiamo fatto niente! Non uscirete mai più da lì dentro! Ci siamo noi a sorvegliarvi, Agente Aglio e Agente Olio! E tra l'altro, qui non si mangia! Cosa? Non possiamo neanche mangiare! Ma io ho già fame, come faccio? Perché se portate del cibo, lo mangio tutto io! Non rubiamo nulla, perché la prigione è la nostra! E poi lo mangiamo anche davanti a voi, proprio per essere più cattivi! Esatto, cattivi! Non vi meritate niente, criminale! Criminale! Ben vista! Non ti preoccupare, troveremo il modo di mangiare in qualche modo, senza farci rubare il cibo da quel poliziotto Aglio. Io sono la poliziotta Alice e il mio compito è quello di guardare le camere di sicurezza. Ma c'è un problema, le prigioniere sono innocenti, io devo assolutamente aiutarle a liberarle. Devo inventarmi qualcosa. Devo trovare un piano per scappare qui dalla prigione. Allora, come potrei fare? Magari questo. Ah sì, ho trovato! Prendiamo le chiavi e scappiamo. Anita, ho trovato un'idea per scappare via dalla prigione. Davvero? E come facciamo a scappare? Dimmelo subito! Allora, facciamo degli scherzi ai poliziotti e li facciamo scappare via e poi gli rubiamo le chiavi e usciamo dalla prigione. Ottima idea! Ma io non saprei che scherzi fargli. Hai in mente qualche scherzo? Sì, sì, ci penso io. Ho già uno scherzo in mente. E che scherzo? Dimmi, dimmelo. Stanno pensando a un piano per scappare? Wow, sono curiosa di sapere come faranno. Come abbiamo catturato quelle criminali? Siamo troppo forti! Siamo i poliziotti più forti del mondo! Riusciamo ad arrestare tutti! Pensa che io ho imparato anche a mettere le manette senza guardare! Guarda! A te li sei messi tu! Oh no! Hai per caso le chiavi? Io non ce li ho le chiavi! Adesso sei rimasto incastrato così! Ma sei proprio stupido! Oh no! Mi sono ammanettato da solo! E ciù! E ciù! E ciù! E ciù! E dove è questo poliziotto più... Cioè, qui c'è il poliziotto più forte del mondo e il più stupido del mondo! E ciù! E ciù! Hai sentito questo rumore? Aspetta! E ciù! Quelli sono starnuti! Stanno starnutendo da lì! Più forte, starnutisci più forte! Ciù! E ciù! Speriamo che arrivino presto questi poliziotti! E ciù! Che schifo, sono tutte malamatici, che schifo, io non ci vado. Ma non posso andare, non mi posso far vedere che mi sono ammanettato da solo, dai ti prego, vai tu, per favore, questa volta. Quanto sei stupido, devo andare per forza io, che tu non puoi fare niente che c'è le manette, no. Però se trovi le chiavi, per favore, portamele, mi devo liberare, come faccio? No, proprio per niente, tu hai creato questo problema e adesso tu te lo risolvi, se no rimani così. Allora vado io là a controllare cosa sta succedendo. Però la prossima volta devi andarci tu, va bene? Va bene, la prossima volta ci andrò io, promesso. Sempre se riesco a liberarmi. Va bene, uffa, andiamo. Allora, che cosa sta succedendo qui? Poverina, sta male. È raffreddata, dobbiamo fare qualcosa. Ah, che schifo! Io sono anche germofobico! E cioè che mi fanno un po' schifo i germi! E quindi, mi devo riparare, devo trovare un modo! Faccio così! Che schifo! E quindi, che cosa dobbiamo fare qui? Ha bisogno di un fazzoletto, poverina! Non vedi quanto è raffreddata? Dacci almeno un fazzoletto! Che schifo! Tutti questi germi! Ma non poteva esserci la gente Aglio qui e non io! Che schifo! Vabbè, un fazzoletto, vediamo! Che schifo! Tieni un fazzoletto! Avvicinati! È più di così, che schifo! Ti avvicino! Sono germofobico, prendilo! Ma
questo non può essere, non può essere. Quindi guardate il video fino alla fine e poi scrivete nei commenti il vostro momento preferito se volete essere salutati nel prossimo video. Allora Anita, ti è venuto un altro scherzo per i poliziotti? Pensandoci bene,
Ho in mente uno scherzo per i poliziotti. Questo scherzo sarà divertentissimo. E forse con questo scherzo riusciremo anche a scappare dalla prigione. Speriamo che funzioni. Ehi, poliziotti, poliziotti! Ehi, ma che cosa succede qui? Aiutaci, il gabinetto si è intasato! Intasato? E che cosa volete da me? Che schifo io! No, no, io non ci andrò mai lì! Che schifo con quella puzza, che schifo, no! Ve lo tenete così, capito? Ti prego, se no il gabinetto rutterà! Cosa rutterà? Ma non fai rutti il gabinetto! Che cosa state dicendo? No, non hai capito! Vuol dire che il gabinetto fra poco esploderà! Ma come esploderà? Il gabinetto esploderà! Qui dentro! E tutte le pareti saranno... Devo fare qualcosa! Devo per forza fare qualcosa! Ci penso io! Apro la prigione! Ci siamo quasi! È quasi il momento di scappare! Non appena il poliziotto entrerà e lascerà la porta aperta, noi giù scapperemo! Ma prima gli facciamo uno scherzetto! Sì! Ho capito cosa stanno facendo! Stanno cercando di distrarlo col gabinetto, così possono scappare! Sono geniali! Ah, ok! Ho aperto! Che schifo! Allora, vediamo un po'! Sì, guarda, guarda dentro il gabinetto, guarda, c'è una cosa! Va bene, però voi state lì, perché la prigione è aperta! Dovete stare lì! Ok! Va bene! Ok! Guarda, guarda bene dentro! Aspetta che fa un po' schifo, ok? Un attimo! Un attimino andare in pausa. Sì, io devo andare un attimo a fare merenda, però facciamo pausa, no? Una merenda, un caffettino, un dolcetto, una cosa. Ok? Noi andiamo, eh? Possiamo andare, andiamo. Mi raccomando, controlla le camere. Vai. Ora che i poliziotti cattivi sono andati a fare una pausa, io posso andare ad aiutare le prigioniere. Ehi, ragazze! Ma quella è una poliziotta! No, no, io sono qui per aiutarvi! Io faccio il tifo per voi, anche se sono una poliziotta, perché io sono una poliziotta buona! Vi ho portato questi. Ma che cosa dobbiamo farci con questi? Potete usarli contro le guardie! Per i nuovi scherzi! Grazie, ma quindi sei stata tu a portare la macchinetta delle Barbie con le caramelle? Sì, sono stata io! Io vi stavo guardando dalle telecamere di sorveglianza e sappiate che ogni volta che avrete bisogno io vi aiuterò. Per ora devo scappare, stanno per arrivare i due poliziotti. Spero che voi riusciate ad uscire presto. Sì, speriamo, grazie mille per l'aiuto. Ciao! Ciao! E ora non ci resta che fare il prossimo scherzo ai poliziotti. Sì, non vedo l'ora. Ciao, sono l'emoji di Anita! È uscito il mio nuovo libro La città stregata, con un nuovissimo mistero da risolvere insieme a Vitale. In più dentro c'è l'alfabeto segreto, con cui comunicheremo tanti messaggi segreti assieme. Per i primi ordini riceverete anche il poster autografato, quindi prendetelo subito, trovate il link in descrizione oppure lo trovate in libreria. E allora io butto questo!
9. Io rispondo con un 10. Ah, la puoi scegliere! Devi buttare la carta che c'è da mamma, non sai giocare! Non mi guardare la carta! Aia! Non la sai giocare a questo gioco! Basta! Basta! Non ci gioco! Non ci gioco! Basta! Basta! Con queste carte! Basta. Non sai giocare proprio a niente! No. Sei tu che non sei carta di questo! Non la scelti mai! Hai sentito? No, non ho sentito niente! Ho sentito un rumore! Oh, ma proviene dalle prigioni! No, no! Bisogna andare a controllare! Quello lo controllare! No, sì, che io sono in pausa! E io pure! No, no, no! Tu! No, guarda, no, guarda! No, no. Devi andare a prendere il cappello! Ciao! Io vado a casa allora! Allora vado io! Uffa! Ma sempre io devo andare! Adesso che gli ho dato il martello e le manette, potranno fare un grandissimo scherzo! Allora, che cosa sono questi rumori? Quali rumori? Noi non stiamo facendo nessun rumore. Non stiamo nascondendo niente. Ah! Che cosa ci fa un martello nella prigione? Oh no! Ah! Spostatevi! Devo prenderlo! Fermi! Fermi! Prendelo! Ah! 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 Mi hanno messo le manette! Aia! Ah! 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 Aia! Voce del poliziotto olio. Meglio che vado a controllare. Gli sta bene a quel poliziotto stupido. Gli starà facendo male. Attenzione, fra di noi c'è un impostore che può eliminare gli altri. Quindi, se vedete qualcosa di strano o sospetto, dovrete premere subito il pulsante dell'emergency meeting. Così ci riuniremo tutti qui per capire insieme cosa è successo e votare per eliminare l'impostore. Tutto chiaro? No. Perfetto, iniziamo! Sì!
giusta. Questa è la mia task. Devo riparare il sistema di ventilazione. Proprio quello lì. Sì, ok, ma come faccio? Vabbè, dai, diamo un'occhiata in giro. Devo cercare qualcosa di elettrico, un interruttore, una leva, un qualcosa che possa aggiustarlo. Ma dove sarà? Ciao, Nero! Ciao, Arancione! Che ci fai qua? Sto cercando di riparare quella ventola. Ah, il sistema di ventilazione! Sai, l'ho riparato mille volte. Ma sì? Eh sì, adesso lo riparo, ti faccio vedere. No, no, sono arrivato prima io. Che c'entra? Non lo so, non lo sai fare? Io, sì, però... ci sto riuscendo. Ma io ti faccio vedere come si fa, lo faccio io la tasca. No, sono arrivato prima io. Ma se non sai nemmeno da dove iniziare. Allora, dimmelo tu, Arancione, che sei così tanto intelligente. Tanto per iniziare, ci vuole il telecomando. Eccolo! Ehi, ma che stai facendo? Serve a me! No, io l'ho fatta un sacco di volte, maestra. Vabbè, serve a me. Va bene, io farò qualcos'altro allora. Divertiti. Lo farò. Ma non funziona manco questo. Mancano le batterie. Adesso devo mettermi a cercarle. Siete qui? Eccole qui! Come si mette? Ciao, Nero! No, questa è la mia task. Ce l'ho quasi fatta, manca pochissimo. Ok. Fatto fuori il primo. Sono proprio brava a fare l'impostore. Sento dei passi. Devo nascondermi, altrimenti mi scopriranno. Uffa però, Nero, dai, non so che cosa fare. Fatti aiutare con l'impianto di ventilazione. Nero? Nero? Oh no! Nero è stato eliminato dall'impostore! Devo subito premere il pulsante d'emergenza! Eva, che è successo? Chi ci ha teletrasportati qui? Sono stato io a teletrasportarvi qui! Ho premuto il pulsante di emergenza perché ho trovato il corpo di Nero! Ma chi può essere stato? Oh no, la prima vittima! Non lo so, io ho visto solo il corpo di Nero lì e stava facendo la task della ventilazione! Aspetta, ma chi ci dice che non sia stato tu? Io? Io sono trovato il corpo di Nero! È il momento di votare! Votiamo! Ma aspetta! Io non sono stato! Ma secondo me... sei stato tu! Quello che trova il corpo, molto spesso, è quello che l'ha ucciso! Non è sì, vero! Assolutamente, non posso essere stata io! Ok, siccome non abbiamo abbastanza prove, questa volta skippiamo! Ok! La nostra task è trovare il libro speciale! Guarda, c'è una libreria enorme qua! Iniziamo a cercare, presto! Ok! Questo no! Vediamo, forse questo? Il gatto nero! Non credo che sia questo! Vediamo questo! Wow! Non credo che sia nemmeno questo! E questo nemmeno, insomma, Medusa! No? Viola, ho una domanda. Come facciamo a capire qual è il libro speciale? Beh, immagino che, visto che è speciale, una volta che lo troveremo lo capiremo. Ciao Rosso! Ciao Viola! Che cosa fate qui? Stiamo cercando di completare la nostra task, cioè trovare il libro speciale. Un libro speciale? Posso aiutarvi? Ok! Certo, sì! Oh, che bello! Allora troviamo questo libro speciale. Ma dov'è? Ma può essere che il libro che stiamo cercando è il tuo libro? Beh, in effetti il mio nuovo libro è davvero un libro speciale, La città stregata. Voi ce l'avete? È il mio nuovo libro uscito da pochissimo che trovate ora online e in libreria. Anche qua c'è un mistero da risolvere in cui dovete scoprire il colpevole. Quindi se ancora non ce l'avete andate subito a prenderlo e se volete mandatemi una foto con il libro su Instagram e io vi saluterò. Completata!
Chi ha chiamato il meeting? Ho chiamato io l'emergency meeting perché Rosso è stata eliminata. E ho anche visto chi è stato. E chi è stato? Bianco. Bianco, no. Sì. No, no, non è vero. Sì. Tu non me la racconti giusta, sì. Per me sei stato tu, Bianco. Ma c'ero anch'io in quella stanza e non l'ho fatto io. No. L'ha fatto Viola, l'ha fatto Viola. Quindi c'erano tutti e due nella stessa stanza. Sì, ma io per me è stato Bianco, io voto Bianco. Ovviamente voto anche io Bianco. Perché? Ma se due votano Bianco, anche io voto Bianco. Anche tu qua, tra i vincitori. Ma noi siamo i fantasmi. Siamo quelli che hanno perso. Bianco non era l'impostore. E sai che cosa vuol dire questo? Che l'impostore sei tu. Sì. No, semmai vuol dire che uno di voi due è l'impostore. Io non sono l'impostore, anzi vado a fare le mie task. E non provare a seguirmi. Non mi interessa seguirti, anch'io vado a fare le mie task. La mia task è copiare i dati di questa tessera. Penso che sarà molto rapida questa task. 60 secondi per copiare dei dati? Devo ripristinare la corrente. E questo è il pannello elettrico. Questa. Ciao, Arancio! Rosa! Che cosa ci fai qui? Ho finito la mia tasca e ho pensato di aiutarti. Ah, ma che gentile! Ah, no. Tu, c'è il 50% di probabilità che tu sei l'impostore. Hai ragione, Arancione, ma non sono io. Te lo posso giurare se vuoi. Allora, se la metti così... Ok, va bene. Visto che sei così gentile, potresti passarmi quel cacciavite là sotto? Così finisco la mia tasca. Sì, certo, te lo prendo io. Oh no! Devo chiamare subito l'emergency meeting! L'ho chiamato io l'emergency meeting! Allora, ti devo spiegare un sacco di cose. Che praticamente stavo facendo la task dell'elettricità. A un certo punto è arrivata Rosa. E Rosa mi stava dicendo che mi voleva aiutare. Però praticamente lei mi ha offerto aiuto. Ma in realtà... quando si è girata, ho visto che c'aveva una cosa dietro. E quindi, è lei l'impostore. Ma cosa stai dicendo, Viola? Non crederci! Cioè, solo perché hai visto che aveva una cosa dietro è l'impostore? Sì, è lei l'impostore. Ma cosa stai dicendo? Non sono io. E se fossi invece tu e stai cercando di convincermi, sì, in modo che se eliminiamo Rosa poi rimango sola con te e mi elimini? No, non farei mai una cosa del genere. Sì. Ma ti sto dicendo... Hai ragione, sei tu. Viola, ti ricordi la prima vittima? Nero? Sì. È stato vitale a chiamare l'emergency meeting. Ma è vero! Ho chiamato l'emergency meeting perché l'ho trovato lì! Perché sei stato tu! No, non sono stato io, davvero! In effetti è vero quello che dice Rosa. Tu eri assieme a Nero per aiutarlo a fare una task. Sì. E poi, guarda caso, Nero è stato eliminato e hai chiamato l'emergency meeting. Ma non sono stato io, cioè, nel senso, sì, ho chiamato l'emergency meeting, ma perché ho visto Nero per terra che era stato eliminato, ma non sono stato io. Invece no, potresti averlo eliminato tu, quindi tu sei molto sospetto, io voto te. No, aspetta. Mi è venuta in mente una cosa. Quando ho chiamato l'emergency meeting, Rosa aveva un'ascia nascosta dietro la schiena. Prova a vedere se ce l'ha ancora lì. Rosa, girati. Va bene. Allora, vi eliminerò io! Dimmi, qual è la capitale della Francia? Croissant! Stupido! Ah, che cos'è quello? Dammelo! Vincerà il libro di Anita. E chi non l'ha studiato? Le distruggerò il cellulare. Oh no, ma io ho appena comprato il mio nuovo iPhone 15 Pro.
Ma tanto sono sicuro di poter copiare e non riuscirà a distruggermelo. Meno male ho studiato, ma spero di aver studiato abbastanza. Spero che non distrugga il mio di cellulare. Il mio ha già lo schermo rotto. Però ho paura che me lo distrugga. Meglio metterlo via. Io col mio telefono vecchio. Altro che questi nuovi cellulari. Il mio telefono è proprio migliore, indistruttibile. E non si scarica la batteria. Ora faremo l'interrogazione di geografia. Ditemi subito qual è la capitale d'Italia. Roma. Sì, sì, Roma. Bravi. Ma questa qua era troppo facile. Dimmi qual è la capitale della Francia. Vediamo se lo sai. La capitale della Francia? La capitale della Svizzera è Berna. Berna, bellissima città. Io sono andato molte volte a Berna, ho fatto dei corsi meravigliosi, ho scoperto non mi ricordo bene neanche il nome, però era la cellula fotochimica. La cellula fotochimica è andata oltre il tubo di Trullamalleng. Bandi carni, Narayen, aia. Sì, però basta, Schiappe, è giusto. Però basta raccontarci la storia della tua vita. Ciao, sono l'emoji di Anita. A proposito di lupi mannari e vampiri, nel mio nuovo libro La città stregata c'è una trasformazione in lupo mannaro e un mistero da risolvere. Se non ce l'hai ancora, prendilo subito, perché per i primi a prenderlo ci sarà in regalo un poster autografato. E ricordati di cliccare mi piace sotto a questo video. Prova a cliccare mi piace entro 3 secondi. 3, 2, 1, tempo scaduto! Oh, basta, perché sempre io devo subire la furia della maestra. Ho un'idea, questa volta userò il cellulare, così potrò trovare tutte le risposte su internet. E adesso torniamo alla mia vittima preferita. Billy, dimmi qual è la capitale del Regno Unito. La capitale del Regno Unito? Londra! Giusto, Billy, mi hai sorpreso. E adesso dimmi qual è la capitale dell'Irlanda. La capitale dell'Irlanda? Dublino! Ma non è giusto! Stai barando! Fatti tu, il secchione! Bravo, Billy! Maestra, ha barato Billy! L'ho visto io! Sì, l'abbiamo visto anche noi! Sta guardando il cellulare! Di nascosto! Cosa? No, maestra! No! Dammelo! Non li vuoi!
Adesso che la maestra è distratta, ho un'idea per riprendermi il cellulare. Gli farò un bello scherzetto. Che cos'era questo rumore? Chi è che usa dire che io sono tonta? Proviene da lì, vado a vedere. Adesso che è uscita dalla classe, posso andare a riprendermi il cellulare. Di non usare i cellulari, altrimenti li avrebbe distrutti. E ora è il momento del premio. Sì! Ce l'abbiamo tutte e tre! È vero! Finalmente lo posso leggere! Il mio nuovo libro, La città stregata, è ora disponibile online in libreria. Se ancora non ce l'avete, andate subito a prendere. Lino, ma a te piace studiare? Mi sembra che mi ha detto di sì, mi ha detto che gli piace studiare. E ciao!